Finisce 77-75 la settima giornata di campionato tra Estra Pistoia e Dinamo Sassari. Al Pala Serra di Migni vincono i padroni di casa, che trovano la seconda vittoria in campionato KO esterno per Pistoia dopo l'affermazione in casa contro Reggio Emilia. Peccato per qualche spreco nel finale e per quell'8-0 di parziale a fine terzo periodo che hanno deciso la partita. Coach Markowski ha analizzato i numeri in conferenza stampa, ha detto che nel finale è mancata la cattiveria su qualche seconda palla e la gestione dei possessi finali non è stata ottimale, in quanto nel basket almeno si gioca in due e, a parte se mai Cristo, gli altri hanno avuto un po' di difficoltà. Andiamo a sentire, appunto, riguardanti a questo, quelle che sono state le parole del nuovo allenatore dell'Estra Pistoia Basket, che ha fatto questa sera il suo esordio sulla panchina biancorossa proprio nella sua ex Sassari. Sentiamo le parole di Markowski in conferenza stampa. Partiamo dai numeri. Se una squadra come Dinamo ha tirato 81 volte e noi 72, vuol dire che hanno trovato 9 attacchi in più. Se andiamo ad analizzare che anche nelle palle perse e palle recuperate abbiamo avuto vantaggio di addirittura 8 palloni nel nostro favore, vuol dire che ci siamo mancati a rimbalzo. Perché il gioco del basket ha possesso alternato e ben che vada finisca a pari possessi tirati oppure con uno in più, ma quando si finisce con 9 possessi di meno e si perde di appena 2 punti, vuol dire che un rimbalzo ha permesso agli avversari di tirare di più. Qualche scelta quando siamo usciti dal gioco e abbiamo cercato di giocare uno contro uno, se non Criston, abbiamo avuto difficoltà e perso dei palloni. Insisto di giocare di squadra e almeno giochi a due sono inizio di gioco di squadra, certamente non forzare uno contro uno quando hai la palla in mano. A parte la stanchezza, diciamo che negli ultimi minuti anche gli avversari devono avere la stanchezza, perciò episodi hanno deciso la vittoria. Purtroppo noi abbiamo contribuito con un cattivo senso di andare e prendere i rimbalzi, le palle vaganti.